Jessica Bormolini, atleta del team Livigno, e-bike. Bene, parlaci un po', di questa tua specializzazione. Tutto è nato l'anno scorso, quando per Scott correvo e avevamo deciso di fare appunto il campionato mondiale di e-bike, questa nuova attività, chiamiamola, una nuova cosa riguardante la bicicletta, quindi qualcosa che comunque c'entrasse con le due ruote e mi interessava. È partito tutto da lì, abbiamo fatto il campionato mondiale, le varie tappe, alla fine è andata alla grande, ha vinto il campionato mondiale e quindi anche quest'anno si provava, voleva fare qualcosa con le e-bike. Situazione Covid è andata un po' gare permettendo, c'è stato soltanto intanto italiano di enduro normale che sono andata seconda, purtroppo non ho preso il tricolore neanche quest'anno e poi c'è stata una Coppa del Mondo di bike che mi sono riconfermata e quindi dai, ci siamo anche quest'anno. Da quest'anno sono con Trek, quindi con queste biciclette fantastiche qui. Doveva essere una stagione appunto di gare, quindi l'allenamento era sempre presente, poi quel che è successo sappiamo tutti. Però la voglia di bici è ancora tantissima, siamo ormai a ottobre e la voglia di neve non c'è, c'è tanta 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 bici ancora, tanta voglia di divertirsi. Aspettiamo la neve, comunque una volta che ci sarà la neve si andrà con gli sci e si andrà sempre sorridendo anche con quello, ma la voglia di bici rimane, rimane sempre attiva e non vedo l'ora di ripartire ancora per la stagione prossima. Tu sei una maestra di sci e la stagione la fai proprio insegnando a sciare. Esatto, sì, sono maestra di sci, scuola sci centrale qua a Livigno. Io insegno e quindi sì, il tempo per la bicicletta purtroppo in inverno non ce n'è e niente, cerco di riparare con la palestra dopo il mio lavoro e quando riesco scappo e vado anche in bici qualche volta. Questo rende un po' tutto più difficile perché una volta che si inizia la stagione le altre sono mesi che vanno in bici, io diciamo che riparto proprio i giorni di gara solitamente, però rende anche le cose molto più belle, quindi più aspettative, più bello l'obiettivo secondo me. Jessica, ti faccio una domanda personale. Nella tua disciplina, nella e-bike, cosa conta di più, la testa o il fisico? Oh, è domandone, sicuramente il fisico se devo dire. La testa conta sempre tanto, ma fisicamente sulle bike bisogna essere molto più preparati che sull'enduro classico o sul downhill. Ed in particolare, parlando di preparazione fisica, su cosa ti concentri? Ma in palestra io faccio tanto mantenimento perché mamma mi ha fatto grossa così, quindi non voglio aumentare la massa ma mantenerla. Ma fisicamente sì, la parte soprattutto alta del corpo fa tanto. Nell'e-bike hai molto più peso della bicicletta, quindi sostenerla in curva bisogna usare molte più parti del corpo, la muscolatura molto di più rispetto che una normale enduro. E come la mettiamo con i rischi? Ah, quelli ci sono sempre ma fanno parte del gioco. Basta non pensarci, ci si diverte un sacco lo stesso, nella maniera in sicurezza ovviamente, come tutti gli sport. Ecco, quindi casco, protezione per la Sempre schiena. quello, sempre metterlo. Anche ragazzi, vi dico, anche se andate a farvi un giretto che dite faccio solo un giro, le protezioni sempre perché sono quelle che salvano. Spesso capita che succede qualcosa, magari anche le solite cadute un po' stupide che fanno gravi rischi perché non avevi la protezione. Quindi sempre, anche per il giretto con gli amici, mettiamole. Amici di outdoor test e appassionati di sport in generale, provate le bike, è molto divertente e fattibile a tutti.